Ok, vogliamo cominciare subito, appena parte l'immagine. Vogliamo fare uno streaming molto breve. Questa volta dovrebbe veramente essere breve. Vediamo. Allora. Sì, eccolo qua. Ok. Ok. Sì, si sente. Vediamo come si vede. Vogliamo cominciare subito, appena parte l'immagine. Sì, vogliamo fare uno streaming molto breve. Si vede bene, ok. Questa volta dovrebbe veramente essere breve. Ok, allora, mettiamo la pagina. Questa qua. Ok, allora, salve cari amici, benvenuti a questo nuovo video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi in questo brevissimo video, si spera. Allora, vogliamo apportare un altro messaggio molto importante. Nell'ultimo video che noi abbiamo fatto, abbiamo detto che praticamente quello che sarebbe successo, ovvero quello che si l'oggetto che si sarebbe, fammi un pochino vedere qual è stato, perché io poi dimentico sempre tutto. Allora, se il ritrovamento dell'arca di Noè riconosciuto, ok, praticamente noi in questo video, ora lo tolgo, ok, abbiamo detto che certe cose che avvengono, che si concretizzano, sono un messaggio e che questo messaggio lo può capire solamente, unicamente e tassativamente la Chiesa di Gesù Cristo. Il mondo non lo capisce, è molto semplice, perché, ma i perché sono tanti. Comunque il Signore Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce e seguono la mia voce, gloria a Dio, e riconoscono la mia voce, non seguiranno la voce di uno che non è, come dire, non è il vero Cristo, che viene per rubare, che viene per distruggere. Bene, quindi quando avvengono determinate cose, chi non fa parte della gregge di Gesù Cristo non ascolta la voce di Cristo, mentre invece ascolterà la voce dell'anticristo. È molto semplice. Ora, in questi 2000 anni, l'anticristo uomo non si è mai trovato sulla terra, ma si è trovato però lo spirito dell'anticristo, che ha accolto il vero Cristo. Infatti, quando il Signore Gesù è nato, immediatamente lo spirito dell'anticristo prese Erode il Grande e usò Erode il Grande per distruggere il vero Cristo, per ucciderlo. Ricordate la storia della strage dei neonati, dei piccoli fanciulli. Quindi, come dire, questo spirito dell'anticristo è opposto a Cristo. E alla fine dei tempi questo spirito dell'anticristo si sarebbe incarnato in un uomo, denominato la bestia. L'Apocalisse è molto chiara in questo. Giovanni lo chiamerà l'anticristo. L'Apocalisse lo chiama la bestia perché è una bestia vera e propria, così come tutti i grandi regni sono stati descritti come bestie, il leopardo, l'orso e così via discorrendo. Benissimo. Allora, diciamo il mondo, quelli che non fanno parte della gregge di Gesù Cristo, sono pronti a credere a qualunque cosa, a seguire qualunque cosa, ad ascoltare qualunque cosa, purché non sia la vera voce di Cristo. E quello seguono e poi non capiscono nulla. Mentre invece la piccola greggia invece riconosce la voce del Signore, che è la sua parola, come scritto in Ebrei, che oggi Dio ha parlato unicamente, solamente tassativamente, che attraverso il suo figliuolo Gesù il Cristo. Ora, ci sono tantissimi segni, noi abbiamo fatto una serie di video che poi, tra l'altro, li vogliamo ricaricare anche in questo secondo canale, dove abbiamo mostrato almeno 100 segni, in verità più di 100 segni, che ci troviamo alla fine dei tempi. Bene. Allora, noi adesso vi vogliamo mostrare
un filmato. Noi abbiamo già parlato di questo che voi vedrete. Questa profezia si trova in Ezechiele numero 39. Ezechiele 39. Noi già l'abbiamo trattata questa profezia. Non mi ricordo dove, perché non era un video proprio dedicato, però in mezzo, diciamo, alla profezia abbiamo accennato appunto di questa cosa qua. Chi segue tutti i nostri video saprà, insomma, che le cose stanno così. Se andate, sono più di 400 video, io non mi posso ricordare. Infatti tutto quello che io, diciamo, dove sta questo, dove ho trattato questo, dove ho parlato di questo, per me è impossibile. Io veramente già sono scarso in quanto a memoria, però abbiamo già trattato questa cosa qua. In questo video invece lo faremo, come dire, come oggetto dedicato, quindi lo trovate proprio nel titolo. Allora, noi sappiamo che Israele è molto particolare. C'è una profezia che si trova in Ezechiele 39 che parla proprio di questo, ma prima di andare avanti vogliamo farvi sentire appunto quello che dice questo filmato fatto da un telegiornale e viene riproposto da altri canali e viene apportata solo la notizia. Ovviamente chi fa queste cose poi dà per implicito che chi vede poi questi filmati capisce. Ovviamente ci sono molti o diversi giovani nella fede che si stanno accostando, diciamo, a Gesù da pochissimo tempo, che mi state anche scrivendo, e quindi voi che non conoscete, diciamo, le profezie bibliche, noi diciamo, questo filmato, dopo questo video, ne conoscerete una molto importante. Bene. Intanto io metto il filmato, dopo tradurrò. È in spagnolo. Ah, prima tolgo la musichetta. Allora. Y esta noche, como muchas noches en las dos noticias, nos vamos a despedir con danza. Esta nos deja cada año asombrados ante su belleza. Es el baile de los estorninos de Rusia y el este de Europa que llegan a Israel para pasar el invierno. Y lo hacen girando y descendiendo y volando, formando una nube cambiante en el aire. Nadie puede explicar cómo lo hacen, pero sí por qué lo hacen. Se embarcan en sus espectaculares acrobacias para confundir a sus posibles atacantes. Incluso crean una brisa tan potente que puede llegar a golpear a los halcones, uno de sus principales depredadores. Y un apunte antes de irnos a la cama. Hace 20 años, los estorninos llegaban por millones a Israel. Hoy solo llegan unos cientos de miles. Ok, rimettiamo la musichetta. Allora, benissimo. Allora, cari amici, che cosa ha detto la giornalista? La giornalista ha detto che praticamente dalla Russia, ok, c'è questa immensa emigrazione di questi uccelli che emigrano in Israele. Diciamo molti anni fa o pochi anni fa erano molti milioni, adesso per quanto riguarda quelli che hanno fatto vedere sono alcune centinaia di migliaia. Benissimo. Allora, Israele è molto importante per quanto riguarda la fauna, soprattutto la fauna degli uccelli, perché in Israele si trova
è praticamente la, non so se è l'emigrazione più grande al mondo passa per Israele, di uccelli rapaci oppure proprio di uccelli in generale. Ora questo non lo ricordo perché questo video è al 100% improvvisato. Io l'unica cosa che ho fatto è adesso, pochi minuti fa, scendere il filmato. Ho deciso stamattina di farlo e mi sono fatto un po' uno schemino in testa, nella mente, e sarà quel che sarà, insomma. Quindi non mi ricordo adesso se in Israele passano, c'è l'emigrazione di uccelli più grande al mondo, di uccelli rapaci o di uccelli in generale, non lo ricordo. Comunque Israele è sicuramente la prima nazione al mondo per quanto riguarda una di queste due situazioni. Bene, cosa rappresentano gli uccelli nella parola di Dio? Allora, noi sappiamo, chi segue ormai i nostri video da anni, sa che ogni parola nella Bibbia è molto importante e può, come dire, nascondere molte cose. Quindi spesso è necessario prendere una parola, tipo albero, ok, e andare a vedere dove appare questa parola in tutti i passi della Bibbia, prendendo una semplice chiave biblica come questa che avete dinanzi, mettete qui albero e poi andate, insomma, a cercare. Quindi se tu metti la parola uccello, uccelli, eccetera, ti accorgerai che gli uccelli simbolizzano più cose, e allo stesso tempo il passo può riferirsi anche a degli uccelli veri e propri. Sarà sempre il contesto, sia immediato che generale, che va dalla Genesi all'Apocalisse, che andrà a determinare il significato che acquisterà quel determinato termine in quel passaggio biblico. Benissimo. Alle volte, per esempio, troviamo che la parola uccelli sta a indicare popoli e nazioni. Popoli e nazioni, per esempio, un passo su tutti, se voi leggete Daniele capitolo 4, trovate a un certo punto il famoso sogno di Nabucodonosor o Nebuchadnezzar, che appunto c'è questo albero immenso, molto grande, che noi sappiamo che gli alberi stanno a indicare persone, credenti, anche empi, come in questo caso lo stesso Messia viene paragonato a un albero, una pianta, una radice, e così via discorrendo. Quindi in Daniele capitolo 4, non lo prendiamo per motivi di tempo, troviamo che c'è questo albero, e a un certo punto, quando Daniele, il profeta, gli va a spiegare da parte del Signore il significato del sogno, gli dice che appunto a questo albero, che era lui, dice: questo albero sei tu, o re Nabucodonosor, e a questo albero, come dire, ci andavano tutte le fiere, eccetera eccetera eccetera, e anche gli uccelli. Quindi gli uccelli indicano popoli, indicano nazioni, indicano regni che erano tutti quanti soggiogati, governati dal re, dall'empio re, che anche lui rappresenta l'anticristo, una sorta di anticristo, ok? E che li soggiogava. Benissimo. Quindi noi vediamo, insomma, che in questo caso rappresentano questa, diciamo, moltitudini, popoli, regni e così via discorrendo. Gli uccelli possono anche rappresentare il regno, diciamo, spirituale dei demoni, perché poi una cosa ne implica un'altra. È chiaro che quando noi troviamo in Apocalisse, no, che gli uccelli andranno, eccetera, 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 lì ovviamente si riferisce anche a un discorso spirituale, quindi demoni, eccetera, eccetera, eccetera. Gli uccelli possono anche, come dire, quando leggiamo il termine uccelli, in verità sta indicando proprio uccelli veri e propri, uccelli. Infatti nella parola di Dio molto spesso troviamo che Dio si usa degli animali e anche degli uccelli, anche dei volatili in generale.
vedi le cavallette nelle 10 piaghe di Egitto, no? Appunto, Dio viene chiamato l'Eterno degli eserciti, perché qualsiasi cosa può essere il suo esercito. Dai meteoriti, dagli animali, dagli angeli, dalla sua chiesa, e così potremo aggiungere tante altre cose. Quindi troviamo che Dio si usa degli animali. C'è un passo veterotestamentario che addirittura dice: io manderò su di voi calabroni. Ora c'è la discussione cosa si intende per calabroni, se veramente calabroni oppure quella banda che operava allora chiamati calabroni, ma comunque Dio si è sempre usato di volatili, di fiere, eccetera, eccetera, eccetera. Quando Israele stava nel deserto e Dio mandò un esercito di quaglie, ricordate il passaggio biblico, no? Che loro chiedevano carne, 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 e gli mandò sta carne. E quindi furono invasi da tutte queste quaglie finché appunto poi ci fu anche l'ira di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi gli uccelli possono essere uccelli veri, quando si parla di uccelli, e possono, come dire, essere tranquillamente usati da Dio per vari scopi, anche per distruggere, ovvero anche per invece portare del bene. Per esempio Elia a un certo punto viene mandato fuori da Israele e viene nutrito per un tempo dai corvi. Questo è molto importante. I corvi è un animale impuro, fra l'altro, infatti c'è tutto un discorso, perché Elia si trovava fuori, veniva nutrito, insomma, da persone, insomma, in un posto dove appunto non c'erano i figli di Dio, ma c'erano questi corvi. Insomma, vabbè, qui c'è tutta una storia, una simbologia che noi ricordiamo sempre: la simbologia indica sempre cose vere, quindi alla fine la parola di Dio è sempre letterale. Ora, il fatto che sempre nell'Antico Testamento ci sono situazioni dove appunto viene detto che quando questo esercito sarebbe, come dire, stato distrutto, i loro corpi sarebbero stati mangiati, no? Dagli uccelli del cielo. E questo è fisico e materiale, sono uccelli veri, che al contempo, una cosa fisica e materiale, non annulla anche la parte spirituale, perché laddove gli empi cadono, muoiono, perché empi, eccetera, 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 e vengono degli uccelli veri a mangiare i loro corpi, a sua volta vengono anche degli uccelli spirituali, che sono i demoni, a prendere le loro anime. Quindi una verità non annulla poi un'altra verità. Il mondo materiale non annulla il mondo spirituale. Il mondo spirituale non annulla il mondo materiale. Quindi spesso troviamo che i due mondi, la descrizione, il passo biblico, indica due mondi contemporaneamente che stanno operando, ok, in quel momento storico, e così via discorrendo. Benissimo, questo è molto importante. Allora, c'è una profezia, per andare un pochino a chiudere, che si trova in Ezechiele 39, che inizia dal 38. Noi abbiamo già fatto almeno un video, se non di più, su Gog e Magog. Quindi Gog e Magog non inizia dal 39, ma inizia dal 38. Quindi è importante che voi leggiate dal 38. Però adesso rapidamente ci interessa concludere questa profezia. Qui ci troviamo in Gog e Magog. C'è il video dedicato, potete andarlo a vedere. Non ne ritorniamo sopra, perché altrimenti facciamo un video doppio e poi ci mettiamo a parlare, insomma, di cose che, avendole già trattate, diventa superfluo e una, come dire, allungare in maniera innecessaria un qualcosa che non è, appunto, non serve. Allora, dice il Signore nella sua parola, e tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo, lo faremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Mi ricordo fino a che verso, 5-6, ora vediamo. Tu dunque, figliol d'uomo, profetizza contro Agog e di: così ha detto il Signore Iddio. Ora Gog e Magog e Russia, c'entra anche la Turchia, ovvero Gog in particolare, e Russia, Gog. Magog ne abbiamo già parlato negli altri video.
E guarda caso, questi uccelli che sono stati mostrati dalla giornalista vengono dalla Russia e vanno in Israele. Nota bene, questa profezia ha 2500 anni circa. Così ha detto il Signore: eccomi a te, Gog, principe e capo di Mesec e di Tubal. Riprende il capitolo 38. Io ti farò tornare indietro, ti farò andare errando, dopo che ti avrò tratto dal settentrione, tutte queste, vedete i video dove vi spieghiamo queste cose, e ti avrò fatto venire sopra i monti di Israele. Quindi in questo contesto ci troviamo sopra i monti di Israele, poi lo rimanderò indietro. E scoterò l'arco della tua mano sinistra e farò cadere le tue saette dalla tua destra. Tu cadrai, dove cadrai? Sopra i monti di Israele. Qui sono eserciti che verranno sopra Israele, in Gog e Magog, che ricordiamo, Gog e Magog, molto probabilmente succederà durante la grande tribolazione, o all'inizio, verso la metà. È probabile, ci potrebbe essere l'ipotesi che accada pochissimo prima che inizi la grande tribolazione e che la Chiesa veda questo, è una ipotesi, ma nessuno al mondo sa quando avverrà. Ci sono idee, ma sono idee. Una persona onesta ti parlerà in questa maniera. Tu cadrai sopra i monti di Israele. Ricordiamo che Gog e Magog, abbiamo fatto i video, non è l'anticristo, perché Gog e Magog, che viene dal nord, guerreggerà l'anticristo, solo che la gente non legge Daniele capitolo 11, la seconda metà, e il capitolo 12, dove spiega che l'anticristo avrà delle guerre con il regno del nord. Quindi non è l'anticristo Gog e Magog, attenzione a chi dice questo, Comunque, tu cadrai sopra i monti di Israele e quindi questo esercito attaccherà con tutta la, diciamo, la grande schiera, appunto, vedi i video dedicati, e cadranno. Quindi cadrai, quindi ci saranno morti su morti su morti, perché sarà una moltitudine esagerata, e moriranno sui monti di Israele. Quindi stiamo parlando anche del nord del Libano, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte le tue schiere e tutti i popoli che saranno teco, quindi ci sarà una carneficina. Io ti ho dato per pasto agli uccelli e agli uccelletti. Il video che vi abbiamo mostrato sono uccelletti, ma in Israele, oltre agli uccelletti, ci sono uccelli e uccelletti. Guardate com'è precisa la parola: io ti darò per pasto. C'è una profezia, come si chiamava quello in Seconda Re 9? Seconda Re 9, non mi viene il nome. Seconda Re 9, lo vado a prendere su, perché è tutto improvvisato. Geu. Geu fu quello che, uccise, questo per profezia, Isabel, e fu profetizzato che il corpo di Isabel sarebbe stato mangiato da dei cani. Quindi è molto comune, queste sono cose materiali, che poi c'è anche la parte spirituale, va bene, in contemporanea. Quindi, come dire, qui dice: io ti ho dato per pasto agli uccelli e agli uccelletti di ogni specie. In Israele, oggi, passano praticamente ogni sorta di uccelli, ogni specie di uccelli, e alle fiere della campagna. Tu sarai atterrato su per la campagna, perciò che io ho parlato, dice il Signore, il Dio. Eccetera, fino a qua. Fino a qua ci interessa. Quindi tu cadrai per i monti di Israele, tu, tutte le tue schiere, i tuoi popoli, e ho dato praticamente i loro corpi per pasto agli uccelli e agli uccelletti di ogni specie. Punto. Ed è esattamente quello che oggi, guarda caso, dopo 2500 anni, noi troviamo una fauna del genere, perché in 2500 anni nessuno mi può dire: beh, allora era così la fauna, e quindi di conseguenza, la, come dire,
Il profeta, se lo scrittore si è voluto aggiustare, ma questo è ipocrita, perché qui abbiamo qualora fosse, ma comunque si concretizzano molti miracoli. Uno, perché in 2500 anni la fauna è rimasta inalterata. Due, perché dopo 2500 anni troviamo che uno dei regni più forti sulla faccia della terra, Gog, sta proprio su nel settentrione di Israele, che è Russia, e che questo Gog è Rosh, quindi è capo di una infinità di sottoregni, non uno su tutti, Persia, e così via discorrendo, tutti questi Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, come si chiama, Georgia, vabbè, tutta diciamo questa parte qua. E a distanza di 2500 anni, insomma, si sono avverate, concretizzate una infinità di profezie. Questo video che noi vi abbiamo mostrato, lo vogliamo rimettere, ecco qua, questo video che noi vi abbiamo mostrato, ok, va a aggiungersi a una, metto in stop, a una infinità di profezie che si trovano nella parola di Dio, e che questo canale da tantissimi anni, ora sono circa 9 anni, che sta trattando, questa profezia si va ad aggiungere, mostrando così quanto la parola di Dio è precisa. Ecco che facciamo bene, quando diamo profezia biblica, attenzione a dare la profezia biblica, non la nostra profezia, tipo io dico che quello è l'anticristo, io dico che tot giorno ci sarà un terremoto, tutte queste sciocchezze lasciamo stare, che poi Dio possa parlare a me, ma quando Dio parla la cosa si avvera. Qui troppi cantanti che parlano e che poi le cose non si avverano. Quindi se noi parliamo di profezia, che sia la profezia biblica, parliamo di santificazione, che sia la santificazione biblica, quando andiamo ad aggiungere parole nostre, andiamo a distruggere. Quando invece ci atteniamo drasticamente a quello che è scritto, andremo sempre bene, perché la parola di Dio è infallibile, no? Alcuni si domandano, no? Ma qual è allora la vera religione? A chi devo credere? Ma tu non devi credere a nessun uomo, tu devi credere alla Bibbia. La Bibbia avrà sempre ragione, anche se tutti gli uomini sbagliassimo tutti, la parola di Dio resta, punto. Quindi questo è molto importante. Questo ulteriore messaggio che si va ad aggiungere a quello precedente dell'arca, che praticamente stanno accettando molti, non tutti, però in diversi, stanno riconoscendo il ritrovamento dell'arca, vedi il video dedicato, e che solo la Chiesa di Gesù Cristo capisce queste cose, qui ci troviamo davanti una situazione analoga, cioè qui c'è un messaggio che solo la Chiesa di Gesù Cristo capisce. Fratelli, siamo alla fine della fine della fine della fine. Sono tanti i segnali, sono tante le profezie, sono tante le situazioni, sono tanti gli attacchi dentro la Chiesa, fuori dalla Chiesa, ovunque. E sono veramente, la gente ormai è pronta a credere a tutto, meno che alla veridicità della parola di Dio. Rimaniamo salvi, non facciamoci scuotere, non facciamoci, oggi c'è gente purtroppo, ma adesso non voglio discostarmi, che non essendo anziani non sanno più riconoscere il bene dal male, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, ma quelli che temono Dio conoscono la voce di Dio, seguono la voce di Dio, non vanno dietro ad altre voci, quante voci? Chi nega la Trinità, chi nega il battesimo dello Spirito Santo, chi ti impone le mani e ti butta per terra, all'indietro, chi dice che quello va bene, che è la volontà di Dio, non capisce, gente così non capiscono. Io infatti con la maggior parte non ci perdo tempo con qualcuno quando c'è da dire, dico, molto duro, sì, io sono, no che pecco, no, però sono duro, anche Gesù era duro. Li chiamava vipere,
razza di vipere, quindi sì. E poi mi accusano di non avere amore, ma ben venga. Non ha importanza. Ecco, non dobbiamo mai dire parolacce, mai. Mi raccomando, io queste cose le ho viste e lo dico nell'amore del Signore. Non dite mai brutte parole, mai. Usiamo parole bibliche che già di per sé sono dure, perché quando uno gli dici che sei una capra, già quello è durissimo. Non pensare che è una cosa tenera, però poi glielo devi spiegare perché gli dici capra, diventa insulto. No, tu glielo spieghi, dici, guarda, tu sei una capra, te lo spiego pure, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tante voci, tante voci. E c'è una Babilonia totale, vabbè, lasciamo stare. Comunque la notizia è questa, la profezia è questa, c'è questa profezia che alla fine dei tempi, previo rapimento della Chiesa, nell'ultima ora, l'ora della mezzanotte, in Israele ci sarebbero stati gli ebrei. Dopo 2000 anni gli ebrei sono tornati, guarda quante profezie. Ci sarebbe stato un governo, c'è stato un governo, le due nazioni, regno del nord e regno del sud, che si erano divise sotto Geroboamo e Roboamo, si sono unificate nuovamente. Tutte le condizioni, diciamo, climatiche, desertiche, oasificazione, i nemici, eccetera, 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 si sono concretizzate, e la fauna anche questa rispecchia perfettamente la profezia biblica, e così via discorrendo. Dopo 2500 anni, per quanto riguarda questa profezia, senza annullare anche la parte spirituale come la troviamo descritta in Apocalisse, insomma, questo messaggio è chiaro: il Signore sta per rapire la sua Chiesa. La Chiesa non passerà per la grande tribolazione, chi lo vuole pensare è libero, vabbè. Pensala un po' come te pare, passa buona grande tribolazione, che Dio te benedica, ma noi sappiamo che non passeremo la grande tribolazione e che non vedremo l'Anticristo, grazie a Dio, e che nessuno sa chi è l'Anticristo. Fateci caso, chi va dando nomi comincia con un nome, e dopo anni già ne ha detti 50, 60, 70, sta sempre a dare nomi. Tu, troppi nomi ho sentito, da anni. Se vi facessi l'elenco di tutti i nomi che ho sentito, c'è l'imbarazzo della scelta. Oggi c'è lo spirito dell'Anticristo e lo stiamo vedendo. E poi Dio ci ha ordinato di andare dietro Cristo, non a caccia di Anticristo. Questo è un comandamento di Dio. Noi andiamo in cerca sempre del Cristo, ogni giorno. Noi ci alziamo e andiamo dietro il Signore. Ascoltiamo la sua voce, ascoltiamo la sua parola, seguiamo la sua parola e non andiamo a caccia di anticristi. Attenzione, lasciamo stare questa roba. Questa è la profezia. La Chiesa riconosce questa profezia. La Chiesa capisce questo segnale. E sta attenta, prepariamoci come il Signore ci ha ordinato, aggiustiamo i nostri cuori, aggiustiamo il nostro comportamento, che ognuno di noi deve aggiustare inevitabilmente ogni giorno. È scritto, dobbiamo morire alla nostra carne, alle nostre passioni, dobbiamo autocontrollarci, dobbiamo migliorare. Io devo migliorare tantissimo, devo migliorare sempre di più il mio modo di fare, il mio carattere, devo migliorare, non c'è niente da fare. Sono tante le cose che dobbiamo migliorare, ognuno di noi sa, però dobbiamo essere luce, dobbiamo prepararci, come è scritto in Ebrei 12, con la pace, con la santificazione, vegliando, no che ci buttano per terra e ci fanno un sonnellino, la Chiesa veglia, la mente ci sta, Kundalini, yoga, sta roba qua ti annulla la mente ed è satanica. Il cristiano non ha mai la mente in bianco, mai la mente, mai in bianco. Questa è roba satanica. Vegliamo, vegliate.
vegliate, che il Signore troverà facendo così, affinché siate, dirà altrove, reputati degni di scampare, e questo è scritto in Luca 21, scampare a tutte le cose che debbono avvenire. Noi dobbiamo scampare, altro che ci dicono siete dei codardi che non volete passare la grande tribolazione. Ecco, bravo, siamo dei codardi, noi vogliamo scappare, scampare, leggi Luca 21, scappare da tutte le cose che verranno. Come dirà anche in, come si chiama, Matteo 10, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, lasciate che siano quelli che non sono codardi a passare la grande tribolazione. Bene, questo è stato il video, cari amici, spero possa essere di edificazione, di benedizione. Ricordiamo che i nostri video non ci appartengono, sono del Signore e appartengono alla Chiesa. Chiunque può prenderli, riutilizzarli senza il permesso. Assolutamente non è roba nostra, eh? Il cristiano non ha copyright. Eppure se li prendono i nemici e ci fanno dire anche cose che non abbiamo detto, li vanno a manipolare, non c'è problema. Noi vi benediciamo, che Dio vi benedica, fate quello che volete. Ci mancherebbe, noi non abbiamo paura di nulla, perché sappiamo quello che stiamo facendo e in nome di chi lo stiamo facendo. Nulla temo, nulla temo. Quando il cristiano teme, c'è qualcosa che non va, quindi fortificati, fortificati. Non ci metti un giorno, però inizia, gloria a Dio. Amen. Bene, Dio ci ha dato uno spirito di potenza, lo Spirito Santo, quindi diamo luogo a questo spirito meraviglioso. Dio vi benedica. Grazie. La pace sia con tutti voi, come sempre, appunto, con voi è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci vediamo al prossimo videoprogramma. Shalom. Anzi, lo voglio rendere pubblico. Eccolo qua. Ok.